Ciao a tutti raga, bentornati in questo nuovo video. Una volta ogni tanto escono i video. Oh, Slava, mi incazzo una cifra se questa canzone esplode su TikTok. Allora, questo forum si chiama 20 domande al russo, il format preferito di tutti i immigrati in Italia, soprattutto quelli che parlano russo, quindi ciao a tutti raga. Siamo i padroni. Format è abbastanza semplice, voi mi fate le domande su Instagram, io li rispondo qua su YouTube. Quindi partiamo con la prima domanda. Papà Francesco Fan Club chiede: fai più video di... Ha ragione. Video ultimamente stanno uscendo pochissimi. Sto cercando di essere costante. Che cazzo fai? Sto cercando di essere costante. Quindi la programmazione sarà: ogni lunedì alle 14 un nuovo video sul canale. Quindi scrivetelo nella vostra pagella. Giacomino chiede: sneaker a quale tieni di più? È una domanda un po' del cazzo. Perché se mi conoscete sapete. Comunque la Bapesta, questa qua. Lorenzo chiede: c'è il mio gatto che tra poco ve la faccio vedere. Lorenzo chiede: le scarpe di UAP Plug sono vere? Il negozio che in titolo ha già il UA, che non sta per Ucraina ma che sta per Unauthorized Authentic, quindi autentico non autorizzato. In altre parole, ti sto cercando di infilare un pacco, però non voglio dirtelo che è un pacco. Quindi tutto ciò che ha UA nel nome, che non è Ucraina, è fake. Un ragazzo con nome strano chiede: chi è il tuo cantante preferito oltre Pip? Allora, io ascolto tanta musica, ascolto tanti artisti russi, ad esempio questa canzone qua. E poi ascolto tantissimo Slava, mio amico, con quale stiamo per droppare un pezzo, che tra l'altro quando esce questo video il pezzo dovrebbe essere già uscito, anzi l'album, quindi andate tutti a streamare Young Tsar, mi raccomando, se no vi blocco. The Real T... Cazzo, è scritto. Scarpa che hai messo più volte. Allora, visto che ero in quarantena, la scarpa che ho messo è questa. Questa qua. Molto comoda per fare tipo 5 scalini per scendere in cucina, prendere qualche porcata e tornare su. Comodissime. Nazza 030 chiede: cosa ne pensi di Manny Fresh? Non lo conosco. Che merda. Allora, un altro ragazzo con nome strano chiede: mi piace il peperoncino dentro il rinoceronte di ceramica fatto dai castori della Siberia. Allora, giudicando da questo messaggio, mi sa che ti piace questo. Allora, un altro ragazzo con nome strano: cosa fai di lavoro? Allora, fino a pochissimo tempo fa ero assistente di Matteo Salvini. Il mio ruolo era quello di ricordargli di mettere la mascherina, però dopo la protesta che è stata fatta a Roma mi hanno licenziato, non capisco perché. No! Kovinic underscore V chiede: quando finirà tutta questa situazione, farai un vlog in Russia? Allora sì, ho già contattato Pavel in merito, affitteremo un carro armato e faremo tipo slide drifting in Piazza Rossa, tipo... Lo Sneakerista chiede: cosa consiglieresti ad un ragazzo che vuole aprire un canale nel 2020? Allora, innanzitutto fai quel cazzo che vuoi, veramente con la tua vita puoi fare quel cazzo che vuoi. Giudicando dal tuo nome, penso che tu sia interessato degli sneaker, non aprire un canale che è dedicato agli outfit o roba del genere, perché la moda è già passata, però comunque se è la tua passione, farlo, che cazzo te ne frega. Paolo 932, piano piano diventi più cringe. Mario Apertesi chiede: collaborazione preferita tra artista e brand? Allora, ultima collaborazione preferita mia è tra un mio amico Red e il brand Kids of Broken Future, che tra l'altro mi è arrivato il pacco tipo 20 minuti fa. Tipo mi è arrivato questo pacco qua. Non è pubblicità, mi piace veramente sta roba. Pantaloncini corti e poi una camicia tipo hawaiana, super figa. E poi ci sono anche gli accessori che sono una bomba. Aspetta. Allora qui ci sono anche i fiammiferi di color nero, super fighi. Questi qua, non ho mai visto i fiammiferi di color nero. E poi anche un preservativo, però non so come si fa a usarli. Oppure si chiamano profilattici, boh. Tommaso Giordini chiede: ho ordinato una tea su Depop, è stata presa da SDA ed è ferma da una settimana. Allora, spero ti sia arrivata, però nel caso non ti sia arrivata o l'hanno rimandata indietro, oppure al corriere di SDA è piaciuta la tua maglietta, quindi se l'ha tenuta. Vibes Not Found chiede: che ne pensi di quei brand nascosti tipo Orgasm? Personalmente a me brand come Orgasm mi fanno cagare, perché mi sa tantissimo di un brand per le ragazze che si fanno chiamare tipo Amo e il cui ragazzo ascolta Auto Blu con il cappellino messo tipo così. Cioè, mi fa pensare tantissimo di questo. Poi se vuoi vi piace, sti cazzi, però a me onestamente mi fa cagare quel brand. Gea chiede: ti è già capitato di essere stato truffato online? Non mi è capitato, la settimana scorsa mi volevano fregare il canale su YouTube, sì, proprio questo canale qua. Però alla fine il livello di questi hacker che lo stavano cercando di fare era lo stesso più o meno delle persone che andavano durante la quarantena a sanificare le banconote delle persone a casa, quindi...
se lo sono presi nel culo alla fine. Zanno chiede: come sta Marvin? Allora, per quelli che non sanno, Marvin è il mio gatto, che tra l'altro è qua. Allora, questo qua è il mio gatto, che sta crescendo come bambù e sta cagando come un rinoceronte. Quando l'ho preso era tipo un terzo rispetto ora. Vai a spacciare. Mirko 1937291. Vai a spacciare, ti ho detto. Chiede: hai dei tatuaggi? Allora, non ne ho tatuaggi, voglio farmi un tatuaggio tra poco tempo. Non sarà una roba tipo così, tipo, oh, guardate, ho il pizzo. Sarà un tatuaggio serio, però comunque al momento non ho tatuaggi. Ricky 32, bionde o more? More. Michele chiede: ti piacciono le Jordan 1 di J Balvin? Allora, secondo me le Jordan 1 di J Balvin, quelli che devono, mi sembra, ancora uscire, fanno proprio schifo. Cioè, sembrano scarpe da clown. Cioè, guardateli, sembrano scarpe da clown. Mi mettere gli Yeezy in collaborazione con Off-White fakeissime al posto di mettere questi Jordan 1 di J Balvin. Fanno proprio schifo. Allora, ultimissima domanda. Un ragazzo con nome strano mi chiede: Vlad, cosa ne pensi di 6ix9ine? Allora, 6ix9ine è un cazzo di genio. L'ha messo in culo a tutti e continua a farlo. Che fai? Cioè, 6ix9ine l'ha messo nel culo a tutti e continua a farlo, e ho preparato anche video in merito che uscirà questo lunedì alle 14. Quindi se questo video vi è piaciuto mettete un mi piace, mi raccomando. Se il video non vi è piaciuto mettete un mi piace almeno per il gatto, perché sennò chi l'ho preso a fare. Seguitemi su Instagram Vladislav_Kirillov per le prossime domande e risposte. Ci vediamo al prossimo video e bella a tutti. Ciao ciao.